Nuove tecnologie applicate all'innovazione dei trasporti. Proseguono così i lavori per dotare la linea ferroviaria Sinalunga-Rezzo-Stia, di proprietà della Regione Toscana e gestita da LFI, di un sistema di sicurezza ferroviaria, grazie al quale, una volta terminati i lavori, la linea sarà l'unica linea locale in Italia ad avere un livello di sicurezza analogo a quello garantito sulla rete nazionale ai treni ad alta velocità. È un investimento da circa 23 milioni che la Regione fa nell'unica linea di interesse e di proprietà regionale che noi abbiamo, la Sinalunga-Rezzo-Stia. Siamo la prima Regione in Italia, forse in Europa, ad installare sistemi di sicurezza così evoluti come quello che viene installato qui, quello che risponde all'acronimo ERTMS. Sono i sistemi di sicurezza che vengono installati dove fanno servizio i treni ad alta velocità. Quindi in questo modo noi mettiamo in sicurezza, mi verrebbe da dire quasi assoluta, il servizio in questa linea, che tra l'altro vedrà anche l'ingresso di due nuovi treni JETS. Due sono entrati in servizio 2 anni e mezzo fa, uno entrerà in servizio entro la fine di settembre e l'altro entro la fine dell'anno. Anche in questo caso si tratta di investimenti importanti, perché un treno costa qualcosa in meno di 5 milioni che vengono finanziati in compartecipazione tra la società di gestione e l'amministrazione regionale. Sono state già messe in opera 8 antenne sulle 15 previste nel territorio casentinese. Sono stati poi messi in funzione la rete GSMR ed il suo collegamento a quella di RFI. È stato realizzato il posto di comando di riserva nella stazione di Bibbiena e parte dei nuovi collegamenti con gli scambi, passaggi a livello e segnali. Il treno con questo sistema è costantemente sotto controllo, cioè ogni secondo, ogni metro che fa è controllato dal sistema, per cui non c'è discontinuità, il sistema controlla la velocità del treno e qualunque altra azione che debba essere fatta dal macchinista. Al momento si sta lavorando sulla tratta di prova Rassina-Bibbiena-Poppi e Porrena. Dopo il completamento di questa tratta e le prove sul campo, il sistema sarà esteso sull'intero tracciato Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. È un sistema che chiaramente ha delle ripercussioni importanti anche in termini di servizio, perché ci consentirà di ritornare ad una velocità importante, quindi superare anche i limiti che attualmente abbiamo sulla linea di 70, e ci consentirà anche una frequentazione diversa rispetto alle corse, quindi potremo anche aumentare il numero di servizi in servizio stesso nella linea ferroviaria. Il lavoro vedrà la sua conclusione entro la fine del 2022.